telespettatori, bentornati alla TG2000. Vediamo come sempre le notizie del giorno con i nostri titoli. Estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, 29enne arrestato dai carabinieri di Urbino e Fossombrone. Stati generali dei contratti di Fiume, intervento dell'assessore regionale Stefano Aguzzi. Branco di lupi fa strage di galline, oche e conigli a Pesaro, il racconto di un cittadino. Urbino Teatro Urbano ha presentato il festival itinerante Piazze, 12 i comuni coinvolti. Inaugurata ad Apecchio l'esposizione di Albrecht Dürer, incisioni e fortuna nel Ducato di Urbino. Federalberghi e Confcommercio lanciano la bandiera dell'accoglienza. Presentata in anteprima l'11ª edizione del Palio dei Bracieri con alcune novità per quest'anno. Infiorata a Roma, fra le proloco anche quella di Fermignano. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca: estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, queste le accuse di reato per un 29enne originario dell'Albania arrestato dai carabinieri di Urbino e Fossombrone. I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando un imprenditore agricolo della zona ha subito diversi danneggiamenti, tra cui anche l'incendio di 3 mezzi agricoli, oltre al danneggiamento di un quarto mezzo con l'inserimento di acqua e sale all'interno del serbatoio. Dopo alcuni giorni dagli eventi, la vittima ha ritrovato un messaggio appeso ad un albero di sua proprietà ed è stato avvicinato dal presunto estorsore, che gli ha chiesto appunto dei soldi. Dopo un nuovo contatto, l'uomo ha deciso di denunciare il tutto ai carabinieri di Urbino, che hanno così avviato le indagini. Nell'appuntamento appunto c'erano anche i carabinieri di Urbino, che hanno bloccato l'uomo perché si erano appostati nelle vicinanze. Ha tentato di fuggire, ha anche aggredito i militari con calci e spintoni. I carabinieri hanno recuperato la somma estorta, di cui una parte, 1000 euro, era già occultata all'interno di una scarpa. Al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'arrestato ha anche confessato di essere stato l'autore di tutti i danneggiamenti, anche ammesso il pieno coinvolgimento e fornito anche altre indicazioni, il GIP ha convalidato l'arresto disponendo i domiciliari. Ed è stata sventata dagli agenti del commissariato di Fano, guidati dal dirigente Stefano Seretti, la truffa avvenuta ai danni di un 45enne fanese che aveva messo in vendita in un sito online un orologio Rolex del valore di 15.000 euro. Dopo aver trovato un acquirente interessato all'acquisto, era stato stabilito un incontro avvenuto poi nella mattinata di ieri a Fano. L'acquirente però, anche in seguito ad una campagna mirata di informazione effettuata proprio dal commissariato fanese, dal dirigente Stefano Seretti, aveva deciso, visto che qualcosa non gli tornava, di avvisare gli agenti del commissariato. All'incontro, subito dopo la transazione avvenuta in banca e la consegna dell'assegno e dell'orologio, sono intervenuti gli agenti del commissariato, che hanno potuto appurare che l'assegno era falso e che la persona aveva dato false generalità. Per questo il 45enne originario di Napoli è stato arrestato nella mattinata di oggi. Si è tenuto il processo per direttissima, l'arresto è stato già convalidato, ma sono stati chiesti termini a difesa. Nel frattempo è stato dato l'obbligo di dimora nel luogo di residenza, con divieto di uscita nelle ore notturne, e dunque l'obbligo è per la residenza a Napoli. Diversi sono stati in questi mesi gli incontri della polizia per chiarire le possibili truffe di questo genere. Ed ora parliamo degli stati generali dei contratti di Fiume con l'intervento dell'assessore regionale Stefano Aguzzi. Vediamo. Assessore Aguzzi, oggi è una giornata importante per promuovere questi contratti di Fiume, che sono fondamentali per la pianificazione e lo stato di salute dei nostri fiumi. In più, un importante appuntamento con la sottoscrizione dell'accordo per l'alto potenza. In che cosa consiste? Allora, intanto è indubbiamente un incontro importante, perché stamattina abbiamo qui tutti insieme riuniti i rappresentanti, che sono amministratori locali, sindaci in genere, che rappresentano i 14 contratti di Fiume che nelle Marche abbiamo in essere, alcuni già stipulati. Il sesto credo lo stipuleremo stamattina, appunto quello che hai appena citato, altri ne abbiamo già stipulati, altri sono, diciamo, in un percorso di attuazione. Questo incontro di stamattina è preparatorio per un incontro che ci sarà entro l'anno a livello nazionale, che metterà a confronto tutti i contratti di Fiume
nazionali, che sono circa 200. Noi su questi 200 come Marche ne abbiamo 14, un buon numero. Quindi è un momento importante proprio per fare il punto sullo stato d'avanzamento di queste situazioni, perché vedete, qui non si tratta tanto e solo un contratto di fiume, diciamo così, di monitorare il cosiddetto corso d'acqua o la qualità dell'acqua, è importante anche questo ovviamente dal punto di vista ambientale. Qui si tratta più invece di mettere a confronto le varie comunità, quindi i vari comuni che si snodano lungo, diciamo, le vallate che caratterizzano i corsi dei fiumi, per avere su queste vallate, su questi territori, degli sviluppi, diciamo così, omogenei. Purtroppo per tanti decenni in passato ogni comune ha fatto la sua programmazione, ogni territorio ha fatto la sua programmazione, che spesso non ha tenuto conto, magari sotto il punto di vista dello sviluppo economico, sociale, della viabilità, dei servizi, non ha tenuto conto di una intera vallata. Quindi seguire, come si dice, il corso del fiume, dalla foce fino alla montagna, e lungo quei territori sviluppare un'azione che sia concordata tra le amministrazioni locali, tra i vari sindaci, i vari comuni, le varie associazioni, in modo che si sia uno sviluppo armonico che tenga conto ovviamente della salute del fiume, della qualità dell'ambiente, della salvaguardia dell'ambiente lungo quell'asta fluviale, ma anche dello sviluppo complessivo, diciamo, del territorio. Questo è il senso dei contratti di fiume, e quindi stamattina qui questo confronto è utile per fare un po' il punto sullo stato d'avanzamento di questo percorso, ma anche per portare magari proposte poi sul tavolo nazionale che si svolgerà i prossimi mesi. Può essere utile anche a livello di prevenzione del rischio idrogeologico? Ma certamente sì, quando io dico di omogeneità dello sviluppo dei territori, troppo spesso alcuni territori magari pagano scelte fatte su territori diversi, magari a valle arriva un'esondazione ma viene provocata perché a monte magari non c'è una regimazione delle acque, o può essere anche viceversa, nel senso c'è una buona regimazione a monte magari poi non c'è una buona, un buon seguito a valle. Ecco, il territorio va, diciamo così, gestito e programmato a livello ampio, non è più possibile che ogni comune operi per conto proprio. Se noi guardiamo le nostre vallate nelle Marche, sono tutte vallate bellissime, splendide anche dal punto di vista ambientale, che seguono i corsi dei fiumi. Poi lungo queste vallate ci sono continuamente magari zone industriali, capannoni eccetera, in ordine un po' sparso lungo tutta la vallata. Se magari ci fosse stata una concertazione, parlo di 40 anni fa o 50 anni fa, non oggi, di raggruppare in singoli territori, diciamo lì, queste attività vicino magari all'uscita delle superstrade eccetera, probabilmente avremmo oggi un territorio più integro ma anche più salvaguardato dal punto di vista della sicurezza, della salvaguardia ambientale, del dissesto idrogeologico eccetera. Ecco, non è troppo tardi, dobbiamo iniziare a ragionare come risolvere magari alcune questioni e programmarle meglio per il futuro. Un branco di lupi fa razzia di galline, conigli e oche. Non è accaduto in piena campagna ma a pochi passi dal centro cittadino di Pesaro. Abbiamo sentito il racconto appunto di un nostro telespettatore. Sentiamo. Questo signore qua, dietro i vacrini, si è sempre potuto vivere. Un brutto risveglio questa mattina. I lupi praticamente hanno divorato e distrutto tutto l'interno dell'orto. È anche preoccupante che siano arrivati qui praticamente a ridosso di quella che è la cittadina. Infatti il problema è quello, non tanto gli animali che mi hanno ucciso, che sono 7 in totale, proprio che altro perché sono arrivati così in basso. Ci racconti un pochettino quello che hai trovato questa mattina quando sei arrivato? Ah, stamattina mi ha chiamato alle 7 e tre quarti mio vicino, e appena sono arrivato ho aperto la porticina del pollaio, 4 animali morti lì dentro, i conigli addirittura rovinati a tutte le loro gabbie e morti lì davanti. Danni anche per quanto riguarda il vicinato? Sì, anche loro hanno avuto un sacco di perdite perché loro hanno molti più animali rispetto a me e di conseguenza anche loro, infatti qui vedi, noti un silenzio completo che prima non c'era. Ecco, ci spieghi anche un pochettino la dinamica che avete ricostruito? Ci sono dei peli in giro che hanno un po' lasciato intuire la direzione che hanno preso i lupi? Ah sì sì, stamattina quel signore, il nostro vicino, appena arrivato c'erano 2 lupi e lui li ha fatti fuggire, hanno scavalcato qui da me e poi dove sono andati non si sa. Però hanno scavalcato la rete come 2 gatti, super veloci. Ecco, ricordiamo più o meno l'ubicazione dei vostri orti per far comprendere anche dove effettivamente si trovano rispetto alla città, perché siamo comunque vicino a una zona abitata, c'è anche un'abitazione con parecchie famiglie. Sì, qui siamo proprio all'inizio della Monte Labatese, andando verso Monte Labate sulla destra, indicativamente vicino alle vecchie poste e Gambini Meccaniche, c'è una fabbrica qua, comunque siamo vicinissimi al centro. C'è un po' di preoccupazione?
Sì, quella sì, perché più che altro noi di solito ogni tanto d'estate si mangia qui alla sera, ma come farai a mangiare? Perché io capisco che il lupo non ti viene contro, però se lo incontri il problema come lo risolvi? Avete contattato le autorità a riguardo? Sì, ho telefonato alla polizia provinciale, ma loro mi dicono solo di mandare una mail sia alla provincia che alla regione, ma dopo dipende che cosa faranno, perché le soluzioni capisco che siano difficili, ma in qualche modo bisogna risolverle. Il calo del turismo ed il dibattito in corso sulla riduzione di arrivi e soggiorni nella provincia di Pesaro Urbino, ne parla la CNA con alla mano i dati di giugno relativi ad esempio alla Riviera Romagnola, che sono sconfortanti e si ricollegano ad una serie di eventi negativi come ad esempio l'alluvione. Invece di ripartire, dice il direttore della CNA di Pesaro Urbino, Claudio Tarsi, i consumi indietreggiano anche a maggio e giugno, come registrato dalle stime Istat sulle vendite al dettaglio. Tutto questo con l'inflazione che, seppur scesa lievemente rispetto ai primi mesi dell'anno, continua a svuotare i portafogli degli italiani. La CNA è seriamente preoccupata dai dati diramati dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo cui a maggio le vendite sono calate rispetto allo stesso mese del 2022. Si parla anche di appunto meno arrivi nella nostra provincia, dunque meno introiti anche per le aziende del settore ricettivo nel nostro territorio. Ed ora Urbino, teatro urbano che ha presentato il festival itinerante Piazze. Sono 12 i comuni coinvolti. Vediamo. Quarta edizione del festival Piazze 2023, dal 13 luglio al 9 settembre. Tanti gli appuntamenti e diversi i luoghi che li ospiteranno. Sì, perché il teatro non finisce mai. Finiamo Urbino Teatro Urbano, cominciamo Piazze, ancora una volta, per la quarta volta. Portiamo il teatro dove non c'è il teatro, ma ormai possiamo dire anche dove c'è il teatro, perché sono piazze dove siamo già stati, dove il teatro si è radicato e dove forse ci hanno richiamato, perché gli spettacoli che abbiamo offerto, spettacoli di alta qualità, sono piaciuti, hanno fatto raccogliere tanta gente in borghi dove magari uno autonomamente così non va a vedere lo spettacolo, però scopre anche dei luoghi bellissimi del nostro territorio che vengono anche valorizzati attraverso l'arte. Quindi questo UTU Piazza, che comincia il 13 luglio, quindi non facciamo nemmeno in tempo a riposarci per 5 minuti che si ricomincia, visiterà dei borghi che abbiamo visitato anche l'anno scorso e in cui ritorneremo, ce ne saranno anche di nuovi, e riporteremo il teatro in queste piazze che ormai ci hanno già i segni per terra dove abbiamo messo il palco gli altri anni. Speriamo che anche quest'anno sia un successo come è stato gli anni precedenti. Che sia stato un successo lo dimostrano i numeri, poi, perché siamo partiti con pochi borghi nella prima edizione, adesso abbiamo un numero di borghi e di spettacoli, perché ci sono borghi che hanno un numero di spettacoli anche piuttosto alto, alcuni che ci hanno chiesto 3-4 spettacoli, per cui abbiamo anche una richiesta variegata che aumenta sempre, ma poi la vera risposta ce la darà il pubblico che tornerà a vedere il teatro e tornerà a scoprire un territorio che è sempre da riscoprire. 12 spettacoli in 12 comuni per scoprire i borghi della provincia di Pesaro Urbino. Cosa ci aspetta in queste 17 date? Mi aspetta il nostro palco che si muove per tutta la provincia, che va nei borghi, nelle piazze più belle dell'alta valle del Metauro e del Montefeltro. Anche quest'anno ci sono 12 comuni per 17 serate di spettacolo, ma anche novità importante di quest'anno, laboratori anche per bambini, per ragazzi che durante l'estate possono valorizzare le occasioni di incontro anche attraverso il teatro. Spettacoli professionali di compagnie che vengono da tutta Italia, così come è stato l'anno scorso. Si va dal circo al grande teatro popolare, a momenti anche di intrattenimento diretto con il pubblico. C'è per esempio a Schietti c'è un bellissimo spettacolo su Shakespeare, che è fatto alla maniera dei comici viaggianti che andavano un po' nelle case dei contadini a raccontare storie di fantasmi e di tradimenti, così come facevano i bardi all'epoca di Shakespeare. Quindi un festival assolutamente legato alla nostra tradizione del teatro popolare, un teatro per tutti, non esclusivo, a prezzi popolari. Il biglietto, se ci pensi, costa 10 euro, però
ci sono riduzioni per tutti praticamente, quindi si può entrare a 5 euro. C'è una piccola novità, una piccola idea quest'anno, stiamo cercando di vedere se riusciamo a fare una data in cui, come si faceva un tempo, le persone portano da casa le loro sedie. E vediamo cosa viene fuori. Quindi il programma è ricchissimo, dove si può trovare tutto? Quali sono i vostri canali, diciamo, digitali? Si può trovare tutto il programma sul sito urbinoteatrourbano.it e anche sui nostri social, sempre cercando Urbino Teatro Urbano. Ed ora l'esposizione di Albrecht Dürer, Incisioni e Fortuna nel Ducato di Urbino. L'inaugurazione è avvenuta da Pecchio. Vediamo. Eccoci. Un evento veramente di carattere straordinario quello che viene aperto oggi con questa presentazione, la mostra dedicata quindi ad Albrecht Dürer, Incisione e Fortuna nel Ducato d'Urbino. Io ho sottolineato e continuo a farlo il grande sforzo, il grande impegno, la grande dedizione che l'amministrazione comunale, quindi con convinzione, ha cercato di portare a termine per riproporre un evento espositivo a Palazzo Baldini. Quindi direi che sono da sottolineare intanto il livello assoluto di questa esposizione, che è dedicata ad un artista di primissimo livello, ma anche ad opere come quelle del Barocci, di Sebastiano del Piombo, quindi capolavori assoluti che fanno, quindi danno grande vanto al nostro comune. Ecco, direi che c'è da sottolineare intanto questa facilità, questa importanza delle relazioni che l'amministrazione comunale ha messo in campo con il comune di Pesaro, oggi rappresenta il vice sindaco Vimini, l'importante collaborazione della signora Costanza Raffaelli, la collezionista che ci ha messo a disposizione collezioni appunto pressoché complete, oltre agli altri prestatori, quindi in una serie di relazioni che rendono merito a questo lavoro anche di collegamento, di legame, di amicizia, di stima, di collaborazione, che nasce poi tra l'altro col comune di Pesaro da un accordo che siglammo anni fa in occasione del 150° anniversario rossiniano. Con Pecchio c'è un rapporto di collaborazione già da anni, concretizzato in tanti aspetti legati all'aloturismo, all'enoturismo, all'outdoor, ma anche in particolar modo all'arte e alla cultura in generale. E molto anche con un dialogo tra le collezioni, questo lavoro che permette di realizzare con un grandissimo sforzo del comune di Apecchio, però una mostra di incisioni, disegni di Albrecht Dürer, uno dei più grossi artisti della storia, e qui ad Apecchio, a Palazzo Baldini, in dialogo con le collezioni private e pubbliche di tantissime istituzioni del territorio provinciale, tra cui anche i musei civici di Palazzo Mosca, e anche la collezione appunto che è ospitata a Palazzo Mosca, che viene qui messa a disposizione. Ci fa molto piacere questo connubio, perché appunto non è una mostra di un artista internazionale basta, ma è la mostra di un artista internazionale famoso nei secoli, uno dei più grandi incisori, disegnatori e pittori della storia, che racconta il nostro territorio direttamente con i dialoghi, ma anche proprio con l'oggetto molto spesso del racconto, in particolar modo legato al Ducato d'Urbino in generale. Questa mostra intanto nasce dalla possibilità di esporre un cospicuo numero di incisioni di Albrecht Dürer che provengono da una collezione privata. Questa mostra, diciamo, questa opportunità ci ha dato l'occasione di poter lavorare su quella che è stata la fortuna delle incisioni di Dürer negli artisti del Ducato d'Urbino. Il valore di questa collezione di incisioni sta in particolar modo nella completezza di quasi tutte le serie e nella possibilità di esporre capolavori come Il Cavaliere, La Morte, Il Diavolo e Melancolia. Poi i lavori della mostra hanno cercato di indagare quella che è stata la fortuna di Albrecht Dürer nelle botteghe degli artisti del Ducato d'Urbino. Quindi abbiamo presenti in mostra dipinti, disegni, in particolare provenienti dalla collezione Ubaldini d'Urbania, e quindi un nucleo, diciamo, che raffigura le iconografie di Dürer appartenenti alla bottega di Barocci. Poi abbiamo una maiolica dei musei di Pesaro del 1563 di Bottega Fontana, che attesta come queste incisioni fungessero anche da modelli per la maiolica. E poi abbiamo una sala dedicata alla flagellazione di Bartolomeo Morganti, che ci dà la possibilità di studiare come le incisioni circolassero e quale fosse il processo creativo e di citazione che, diciamo, veniva portato avanti all'interno della bottega di un pittore, quindi come fonte di ispirazione. Ecco.
La giuria del Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro, presieduta dal magnifico rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, ha decretato i vincitori della nuova edizione. Si tratta di un parterre ancora una volta particolarmente prestigioso per un'edizione che guarda al futuro. Queste le dichiarazioni di Andrea Spagna, sindaco di Frontino, che ha ricordato il contributo importante dell'Università degli Studi di Urbino. Per quello che riguarda i vincitori, la sezione ambiente vede vincitore il Corpo Forestale dello Stato per i 200 anni della Fondazione, la sezione Antonio Mariani, il Polo Scolastico Torelli di Fano e poi ancora la sezione Cultura del Montefeltro, la vincitrice Maria Bartolomeoli e poi ancora la sezione Umane Diversità, vincitore Giovanni Lani, Letteratura come Vita, Silvia Balestra e infine Roberto Burioni per la sezione Personaggio che premia il virologo, immunologo e divulgatore scientifico del nostro territorio. Ed ora parliamo di accoglienza con la consegna della bandiera dedicata da parte di Confcommercio e Federalberghi. Vediamo. Poter andare in bicicletta con un disabile, ma anche garantire l'accesso al mare, alle spiagge e tanti altri servizi. Grazie alla bandiera dell'accoglienza, Confcommercio e Federalberghi hanno premiato i Bagni Sergio, una delle strutture della città di Fano in cui i servizi sono garantiti a tutti. Già dall'anno scorso che ci stiamo lavorando, noi di Confcommercio, alberghi consorziati e tutte le strutture ricettive, anche i bagnini, per dare un'accoglienza a 360 gradi a tutti i nostri turisti, ma non solo, perché in fin dei conti abbiamo constatato e visto che questa cosa serve per crescere e noi vogliamo, visto che ci sono tante bandiere, anche noi abbiamo ideato questa bandiera dell'accoglienza. Oggi siamo in spiaggia, ma ovviamente l'auspicio è che possa riguardare anche il centro storico per una maggiore accessibilità. Noi stiamo lavorando proprio per istruire e portare a conoscenza a tutti i commercianti tutte le nostre iniziative e non solo, perché dovrebbe diventare un punto di riferimento anche per i turisti e ogni negozio. Oggi questo riconoscimento per Bagni Sergio di Fano è un'opportunità per parlare di accessibilità. Accoglienza vuole dire una forte crescita, crescita per la nostra città sicuramente e soprattutto in segno di accessibilità. Quindi è un segnale proprio di crescita a livello turistico e a livello commerciale. Io credo che a livello commerciale sia molto importante anche per un discorso di centro storico creare anche in quel caso delle condizioni per poter far accedere alle persone anche con disabilità nel centro storico per creare quelle condizioni di sicurezza e di voglia di fare anche una passeggiata in centro storico e accedere alle attività commerciali. Quindi io credo che tutti insieme dobbiamo essere veramente lungimiranti per riuscire a portare avanti questo ragionamento che per la nostra città è molto importante. Quando parliamo di accessibilità i mezzi sono importantissimi, oggi ne è stata portata una dimostrazione questa bicicletta, ma ovviamente è importante anche l'accesso in acqua e tanti altri strumenti. Noi come associazione AGFI lavoriamo per l'inclusione. L'inclusione non è essere un mondo a parte, ma essere parte del mondo. Quindi già dagli anni scorsi anche noi ci siamo attivati perché queste spiagge potessero essere accessibili. Infatti con un bando regionale sono state acquistate da parte delle varie concessioni i lettini, nonché delle sedie job. Abbiamo realizzato una passerella perché si potesse entrare in acqua anche nella spiaggia libera e quest'anno arriviamo con una bici per tutti. Questa è una bici non è riservata al disabile, chiaramente ha una condizione per favorire la famiglia che ha un figlio che ha una condizione di disabilità, in quanto è una bicicletta con pedalata assistita a guida posteriore, quindi la gestione della bici è da parte della famiglia o del genitore, è una bici che può andare in tutti i luoghi, ci sono i vari accessori, quindi ruote per andare in montagna, per andare in collina, siccome la bellezza del territorio non è limitata, deve essere illimitata e conseguentemente noi ci adoperiamo perché possa essere vissuto il territorio. E parliamo anche di Palio dei Bracieri, è stata presentata in anteprima la 11ª edizione con tantissime novità. Di ogni contrada. Questa bellissima idea è arrivata ad una classica artistica che ha praticato un canto. Potrei farlo cantare te magari, no? Dirige l'orchestra il maestro Beppe Rissi.
atletica. Si chiama Martina Marini, ha 19 anni, eccola qua. E tra poco brava Gloria, in bocca al lupo anche a te. Proseguiamo, altra miss in gara quest'anno. Allora Lorenzo, ho detto bene, sono anni che tu segui il palio. Di voi ci vado a fare shopping, quindi io mi aspetto che tu sia anche un esperto di outfit. L'importante è di raggiungermi sul palco e chiederei anche l'aiuto di un bambino che possa fare l'estrazione, anche la bambina. Se c'è un volontario, io sono contentissimo, li accogliamo volentieri. Deve solamente estrarre. Contrada vincitrice e la contrada di Villa Fastici 2022. Intanto è arrivata anche Lucia per rappresentare la sua contrada. Comunque la mia contrada e la ringrazio per avermi scelto in questa bella esperienza. Allora qua e c'è anche Lucia, da qualche parte salirà anche lei sul palco tra pochissimo, e poi la nostra piccola amica. Ed ora parliamo invece dell'infiorata di Fermignano, che ha partecipato all'interno dell'evento curato da Umpli che si è tenuto a Roma, appunto la grande infiorata a cui hanno partecipato le Proloco da tutta Italia. Vediamo. 12 i quadri rappresentati dagli oltre 300 volontari per la 10ª edizione dell'Infiorata Storica di Roma e l'Infiorata delle Proloco d'Italia. Ha partecipato, coordinate dalla Umpli Nazionale, anche la Proloco di Fermignano, che ha portato, insieme alle altre dello stivale, un messaggio di pace a Roma. Noi lanciamo da qui un messaggio, lo lanciamo con l'arte, lo lanciamo con la vita delle comunità locali, ma vogliamo che arrivi dappertutto, perché da questa piazza, da questo luogo, il messaggio potrà arrivare veramente ovunque. Tutte le Proloco d'Italia, le 6.300 Proloco, il milione di volontari che operano con le Proloco, invocano a piena voce quello che è un messaggio forte di pace. Un grande complimento all'Umpli, che è appunto l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, per questa manifestazione. Gli infioratori e le infiorate di oggi dimostrano ancora una volta il grande valore del volontariato. Grazie alla nostra grande famiglia, che è quella delle Proloco d'Italia, ha raggruppato qua quasi 8 regioni, 12 quadri e più di 300 volontari che si sono susseguiti già da ieri sera, da quando si è iniziato. Man mano che arrivavano i visitatori, i turisti provenienti da tutto il mondo, si sono in qualche modo affacciati a questa nostra tradizione, hanno lavorato insieme ai nostri volontari, sono diventati per qualche ora degli infioratori. Siamo agli appuntamenti a Canavaccio, Bruschetta Vino e Fantasia, anche domani presso l'area Acli, dalle 19.30 alla 10ª edizione di questo appuntamento, con due giornate con stand gastronomici, musica dal vivo e divertimento per tutte le età. E poi ancora la festa di San Paterniano. Il comune di Fano lunedì 10 luglio celebra gli appuntamenti dedicati al patrono della città. Ci saranno tanti eventi con le sante messe celebrate dal nuovo vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola, che arriverà già dalla giornata di domani, Monsignor Andrea Andreozzi. Le sante messe saranno presiedute appunto dal vescovo durante tutta la giornata. Sono numerosi gli appuntamenti religiosi. Con questo è tutto, il nostro telegiornale termina qui. Come sempre grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Previsioni per domenica 9 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli variabili, mare calmo. Temperature in lieve aumento.